Oggi abbiamo selezionato un nuovo vino da degustare. Questo è un vino frizzante ottenuto da uve di Lambrusco, famoso vitigno coltivato maggiormente in Emilia-Romagna, nelle province di Modena e Reggio Emilia. Questo vitigno viene utilizzato anche per la produzione di spumanti, sia rossi che rosati, ma vediamo tutti i dettagli durante il nostro test. Il Lambrusco che abbiamo scelto è prodotto dalla cantina Medici Ermete ed è il Lambrusco rosso secco Arte e Concerto. La bottiglia è una classica champagnotta che presenta solo una piccola etichetta molto essenziale e un bollino con l'indicazione dell'anno di vendemmia. Unica nota leggermente negativa è la capsula, forse un po' troppo delicata al tatto. Al momento dell'apertura, la capsula tende un po' a sfaldarsi. Subito sotto, dopo aver sfilato la gabbietta metallica, troviamo un tappo classico da spumante, di tipo agglomerato. Il tappo è di facile apertura, pur avendo una buona aderenza, e ha dunque conservato correttamente il prodotto, preservandone anche la frizzantezza. A livello visivo, all'interno del calice, si sprigiona immediatamente la frizzantezza, comunque non eccessiva né fastidiosa. Subito dopo spicca una colorazione brillante, un rosso rubino vivo tendente al violaceo tipico dei vini giovani. Il colore è particolarmente intenso e anche contro luce non risulta molto trasparente. Buona la viscosità. Al naso l'intensità aromatica è elevata con una buona varietà di profumi. Nello specifico, dopo aver lasciato ossigenare il vino per qualche secondo, si percepiscono aromi prevalentemente fruttati. Nello specifico, frutti rossi come lamponi, more e soprattutto fragola, ma a tratti anche lievi note di frutta esotica come la banana. In bocca questo Lambrusco è molto gradevole. Pur essendo definito un vino secco, dà una sensazione piuttosto dolce al palato. Ritroviamo anche al gusto i sentori fruttati, in particolare di fragola e frutti rossi, che rimangono anche dopo la deglutizione con una buona persistenza e l'anidride carbonica non risulta fastidiosa. La gradazione alcolica non è elevata. Per le sue caratteristiche è un vino che non è adatto all'invecchiamento in bottiglia. Sicuramente questo Lambrusco può essere abbinato ad aperitivi o dessert. Chi è amante dei vini frizzanti può accompagnare primi piatti o secondi di piatti anche di pesce con questo vino. Siamo arrivati alla fine della nostra recensione. Se vi è piaciuto lasciateci un mi piace e seguiteci sul nostro canale YouTube. Alla prossima, ciao!